Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Rieccoci insieme su Motorsport Manager per il quarto episodio. Il campionato europeo è ormai avviato e i nostri piloti sono belli carichi e si trovano in posizioni abbastanza allettanti, cioè la seconda e la quarta posizione. Amanda ha 53 punti, Edoardo invece ne ha 41. In scuderia invece siamo al comando con 94 punti. La Garuda Racing è l'unica che veramente mi dà da pensare perché ha due piloti abbastanza buoni, c'è Bichamp che è il primo in classifica, che ha vinto due vittorie, ha fatto due vittorie di seguito, quindi abbastanza buono, e già che è un po' in più indietro, ma anche lui è bravissimo. A parte questo, non c'è niente di che perché gli altri sono una tacca sotto di noi, ora come ora. Il prossimo GP è in Portogallo, sarà importante l'accelerazione, curva a bassa velocità e velocità massima. Sarà soleggiato e il consumo carburante è alto e il consumo gomme è medio. 19 giri, sono tanti. Vediamo di comportarci bene. Prima però di partire con il continua, vorrei migliorare la monoposto, anche se mi ero prefissato di mantenermi i soldi per le strutture, un minimo di potenziamento per avere quella marcia in più ci serve. Quindi spendiamo questi pochi soldi che ho e miglioriamo. Facciamo questo qui, va. 2,25. E aspettiamo il prossimo GP per accumulare soldi e investirli nella stazione meteorologica. Tanto qui continua la ricerca talenti. Mettiamo qualche altro giovane a far scoprire dal nostro tale scout, che sono l'infa importante per il campionato e per le scuderie. Vediamo la progettazione freni. Ok, ultimata. Montiamo il componente, anche se poco più potente lo metterei a Edoardo. Mettiamo a Edoardo questo e a lei questo. Togliamo tutti questi, che il 95% tanto è parecchio. Mettiamo questo qui e questo. Anzi, questo pure 90% togliamolo. Mettiamo questo, questo, questo e questo. E mettiamo un 10-10. Ok. Successivamente, non so se creare anche un altro freno ancora e fare una cosa del genere. Arriverebbe a 2,65, che è tanto. Spendiamo 650.000, però abbiamo dei freni veramente allucinanti, con valori altissimi. Per farmi capire, i freni che abbiamo ora per il secondo pilota sono 2,23 massimo. No, facciamoli. Avremo dei freni veramente ottimi. Costruiamo. Punto a vincere tutte le gare restanti. Cioè, proprio se dobbiamo puntare alto, usiamoli questi soldi. Tanto se vinciamo ne guadagniamo, quindi tanto vale investirli. Ok, qui si sta migliorando tutto, qui al 60%. Qui il talent scout gliene servono altri e gliene diamo altri giustamente da scoutare. Rapporto del tale scout, vabbè, me li vedo tutti con calma dopo che è finita la registrazione, così non vi faccio perdere tempo e poi se dobbiamo cambiare qualcuno a fine stagione, lo faremo in un episodio a parte. Ok, freni perfetti, che mamma mia, sono fenomenali. Gli diamo a Edoardo i freni perfetti e a Amanda gli diamo questi. Poi qui, visto che dobbiamo migliorare solo questi due pezzi, facciamo così. Quando è la gara? Fra un po', quindi abbiamo tempo. Per adesso mi fermo con questi due pezzi migliorati, cioè i freni a tutte e due le auto.
72,39, facciamo solo questo. Corsa di dimentimento, bravo Edoardo, mi dai più commercialità. Amanda sarà ormai guarita, aveva la febbre, ma durava tipo 6 giorni, quindi è passata. Ottimo, in questa gara ce l'avremo al pieno delle forze. Andiamo, è migliorato al 63, va bene, è più che sufficiente per quello che dobbiamo fare. Ok, vediamo che dicono loro de... Ok, Melo è contento. Amanda un po' meno. Vabbè, gli abbiamo dato una super vettura. Qui che ci dice? Siamo... Madonna, in decelerazione siamo primi, cioè abbiamo i freni migliori di... Fra tutte le scuderie, velocità massima quarti, accelerazione settimi e sospensioni quinti. Calcolando che abbiamo migliorabilità così bassa, siamo andati pure troppo oltre. Comunque, facciamo continua. Io punterei quasi quasi al secondo posto, però non vorrei rischiare. Facciamo l'ottavo sempre, per adesso. Non voglio, perché ci siamo riusciti a prendere un secondo posto, però rimaniamo ottavi. Non voglio perdere 650.000, no, 500.000 a buffo così. Facciamo la gara. Allora, io come sempre mi faccio le qualifiche e poi ci vediamo poco prima del GP. A dopo. Allora, eccoci alla conclusione delle prove libere. Siamo riusciti a strappare un quarto posto con Amanda e un sesto con Edoardo con 1,21,8 e 1,22,6. Quindi massimo un secondo e mezzo dal giro più veloce, utilizzando comunque gomme morbide e non super morbide. Quindi va più che bene. Direi di cliccare sul tasto continua. Intanto, le prove devono essere. Santana sta guidando bene. Perfetto, speriamo bene. 19 giri sono veramente tanti, quindi era necessario utilizzare, scegliere le gomme più pesanti, diciamo. Qui siamo riusciti ad avere un setup all'88%, quindi ottimale. Mettiamo gomme medie. Qui idem 88%. Anche qui gomme morbide, super morbide, non mi piacciono alla fine perché le prestazioni migliorano di poco, però si consumano parecchio in fretta, quindi non mi sembra mai l'opzione migliore. Ok, qui aumentiamo le prestazioni e mettiamo tutto al massimo per un buon start. Il nostro obiettivo è superiore all'ottavo posto per lo sponsor. Poi, ovviamente, più avanti si arriva, meglio è. Partiremo parecchio indietro, visto, ecco, 17esimo e 19esimo, visto che siamo parecchio alti in classifica. Dai, Edoardo, dai, Amanda. Ah, lo start non è stato eccezionale per Amanda, per Edoardo più anche lo stesso. Intanto mettiamo un 2 per di velocità, eh. Primo giro ce lo facciamo a manetta e vediamo che cosa ne ricaviamo. Per adesso Edoardo è ultimo. Concentriamoci su Amanda, che è anche quella più alta in classifica. La competizione nelle ultime file è veramente dura, visto che ci sono i migliori in classifica. Ok, abbiamo completato il primo giro. Direi di fare così e così, visto che dobbiamo tenerci per il carburante per diversi giri. Loro vanno a manetta, ma non mi interessa. L'importante è rimanere nel gruppo e bruciare meno carburante. Ora come ora stanno girando bene, consumando anche poco. Non mi interessa particolarmente recuperare ora. Andiamo Melo, Melo è ancora avanti, 17esima posizione per lui. Ok,
Buono, buono, vai Edoardo, vai Edoardo. C'è un gruppo di tre auto davanti che è difficile da superare, ma lui ci riesce. Una alla volta ce la puoi fare. Lo so, le gomme si stanno consumando, però per adesso dovete sfruttarle così. La manda su insinuo e passa in avanti. Sono al 60% le gomme circa. Devono reggere altri 4 giri, quindi più o meno. Vediamo, Edoardo, facciamo no, medio. E Amanda, allora a questo punto proviamo a spingere. Che è più davanti, può fare meglio. Perfetto, Amanda è passata, quinta posizione per lei e nono Melo, anzi decimo, lo stanno superando in diversi. Vai Amanda, sei tutti noi. Adesso stai mantenendo un buon regime, eh. Ottimo, ottimo. Gerard ha già cambiato le gomme ed è in seconda posizione. Mazza, sta andando veramente come un bisonte. Porca miseria, Amanda gli sta. Lo tallona, ma è tosta, eh. C'ha oltre 9 secondi, 9 secondi e mezzo, e aumenta sempre di più. Intanto continuiamo a spingere. Mettiamo in risparmio Melo perché deve durare un giro in più di Amanda. Amanda non ha questo, ma al prossimo giro si fermerà. Mettiamo bassa anche qui. Ci deve durare un giro in più. Intanto prepariamo il pit stop per Amanda. Mettiamole sempre le morbide. 7,39. Due giri per due si è bilanciato. Direi di spingere Amanda, visto che sei seconda. Edoardo è sesto. Per adesso sta andando bene. Vai Amanda, vai ai box e non perdere troppo tempo, eh. Tanto concentriamoci su Edoardo che deve durare un giro in più, eh. Rimettiamogli la miscela normale e prepariamogli il pit stop. Ok, qui ha praticamente consumato tutto. È bilanciato. Punteremo su due pit stop per entrambi. Poi, a meno che non ci sono problemi, ce la dovremmo riuscire a fare. Vai, stanno spingendo bene. Melo, quinta posizione per lui. Però deve cambiare gomme, dai, dai, dai. Ok, rimettiamogli attacco e sorpasso per farlo recuperare un po'. Amanda è in nona posizione. Ottavo, dai, che ha recuperato. C'è stato un errore, ha perso un secondo e sette Melo. Porca miseria, mo' è ultimo. Ma però mo' recupera sicuro. Ritorniamo su Amanda che sta girando con tempi abbastanza buoni e sta recuperando piano piano. Oddio, insomma. Qui com'è la situazione? È tranquilla. Melo è 18esimo. Amanda. Idem. Però Melo consuma un casino veramente le gomme. Non sa proprio sfruttarle. Vabbè, mettiamogli al massimo. Tanto sono ormai distanti. Anche se fanno il pit stop nello stesso giro, non rischiamo niente. Vediamo Gerard. È parecchio avanti. Deve cambiare gomme pure lui. Anche se ce l'ha più nuove delle nostre. Il quinto ormai si deve fermare. Ottimo, ottimo. Non so se puntano tutti ai due o ai tre pit stop. Credo ai due, però se le cambiano adesso arrivano proprio con le gomme consumate a fine gara. Noi abbiamo cercato di reggere di più per il primo cambio gomme.
Vedremo se la mia scelta sarà giusta o meno. Sai, Edoardo, già hai consumato le gomme. Tu ti devi fermare a questo giro. Fai così. 7 giri, non puoi neanche spingere troppo così. Vabbè. Fai così, va. Intanto Amanda. Il prossimo giro facciamo media. Quindi com'è la situazione? Edoardo è decimo, però mo fa il pit stop. Prepariamo intanto il pit stop per Amanda, che lo fa. Ottimo, mettiamogli per 7. È bilanciata, ottimo. Dai, Gerard, no. Ah, però ho già fatto il pit stop. No, è irraggiungibile, veramente. Ok, Melo, lasciamolo così con normale e in più. Amanda è quarta, però con le gomme nuove. Sesta adesso. Stiamo andando abbastanza bene. Edoardo un po' meno perché sta consumando troppo le gomme. Però Amanda sesta e sta praticamente insieme al gruppo principale, quindi quanti? 33 secondi dal primo, che è irraggiungibile oramai. Ok. Ti possiamo mettere anche carburante in eccesso, Amanda. Edoardo ha guadagnato tipo 3 posizioni. Amanda, sesta. Ah, però adesso ha superato una persona che era al pit stop. Ottimo, ottimo. Dai, Edoardo, dai. Lo so che è eccessivo, ma la dovete spingere. 3 giri alla conclusione. Ci siamo messi abbastanza bene. Quelli davanti stanno tutti in risparmio. Quindi. Ok, Edoardo, mettiti a normale. Poi metti anche alto qua. Dai, Amanda. Quinta posizione. Gli altri stanno messi peggio di te, mi sa. Non riusciamo a superarli quelli davanti, eh. Mettiti basso, anzi no, facciamo alto, così. Qui com'è la situazione? Dai, Melo, ancora dodicesimo, no, qui sono troppo lontani, non riusciamo a recuperarli. Andiamo qua. Amanda ha superato una... Chi è? Valdes, adesso c'è John Stort. Ah, Jos Dottir, che non è difficile pure a pronunciare. Qui com'è? Dai, che ce la fai, dai, che ce la fai, Amanda. Niente. Quarta posizione per Amanda. Qui Melo. Ha finito pure il carburante, non ce la fa. Decima posizione per lui. Peccato, peccato. Vabbè, dai, quarto e decimo non è poi così male, eh. Il team Garuda ha fatto peggio, ha fatto nono e undicesimo, quindi chissà. Ah, e questo è il team Firebird che ha preso primo e secondo posto. Porca. Ah, sicuramente ci hanno superato in classifica. Al 99% ci hanno superato, eh. Peccato, peccato. Vediamo un po'. Speriamo che abbiano preso qualche ammonizione. Sì! Questo qui ha preso un'ammonizione, è stato retrocesso. Quindi terzo posto per Amanda e decimo per Edoardo, eh. Un altro podio per Amanda Cavalcanti. Allora, siamo primi con Amanda con 71 punti, Edoardo invece è sceso a 52. No, il team Firebird è ancora parecchio dietro. Hanno preso primo e secondo posto, ma come punti siamo avanti. E siamo primi
con la Silva Racing con 8 punti sulla Garuda. Bene, bene, anche se non stiamo riuscendo a vincere proprio le gare, riusciamo comunque a mantenere un certo ritmo, quindi portando a casa più punti, siamo comunque in testa al mondiale. Bene, bene. Questo campionato europeo lo vedo con buone prospettive. Vediamo che cosa ci dicono. Alla fine della fiera Amanda ha preso che due podi, tre podi? Cioè ha fatto diversi risultati, eh. Qui intanto sono saliti tutti quanti. Il presidente è soddisfatto, la commerciabilità si alza. E abbiamo preso pure 1.300.000. Perfetto, vediamo qui che dice. Podio per Amanda, quindi più 5 al morale. Ottimo. Cioè, vediamo un po' i risultati. Amanda ha fatto quinto, terzo, secondo, terzo. Quindi ci sta che sia prima sul mondiale. Ha fatto un sacco di punti. Quindi, mentre Edoardo ha fatto undicesimo, settimo, quarto, decimo. Quindi anche lui non è affatto male. Va bene, va bene. Spero che il video vi sia piaciuto. E ci vediamo alla prossima. Ciao!